Partirei nel dare due numeri, ma non perché siano particolarmente belli, positivi e mirabilanti, solo semplicemente ti danno un po' adito per fare queste, appunto, queste piccole riflessioni. Noi siamo un giornale, vabbè, bisettimanale della provincia di Asti, quest'anno celebriamo il nostro 60° anno di fondazione e diciamo che da un anno a questa parte che abbiamo un sito, no, valido con cui, no, intendiamo portare avanti certi ragionamenti. Prima avevamo, sì, eravamo presenti sul web, ma con un sito vetrina che quindi tralascio. E, ecco, i dati di cui dicevo prima, dati del mese, tra l'altro dell'ultimo mese di settembre: 106.000 visite, 375.000 pagine viste, da dove ci leggono, ecco, anche importante quello, 95% dall'Italia, in particolare Piemonte, Lombardia, Roma, eccetera, Roma, cioè, 5% da Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Brasile, America, eccetera, Stati Uniti. Con quali dispositivi? Ecco, questo è un 75% dal desktop, 25% dal mobile, in particolare 15% da smartphone e 10% da tablet. Da dove arrivano? E poi dico anche da dove arrivano? Direttamente dalla nuova provincia, digitando nuovaprovincia.net, 25%, attraverso Google 45%, ma di questi 45% digitando proprio la nuova provincia e gli altri invece digitando parole sui motori di ricerca. E poi, ecco, in particolare importante, da dove arrivano? Vabbè, 10% da altri siti di ricerca oltre a Google, 20% da Facebook. Ecco, e uno su quattro di questi qua da mobile. Ecco, dico, sono risultati, ecco, soprattutto il numero di visite, ripeto, non magari non strabiliare, è anche solo un anno che siamo presentabili, diciamo così, quindi voglio dire, magari non saranno, però ecco, è importante da questi numeri fare dei ragionamenti, è quello che noi stiamo facendo, ci stiamo interrogando, perché sul mezzo noi chiaramente ci crediamo, anche se speriamo naturalmente che la carta stampata duri ancora per anni, però a piccoli passi, perché le risorse purtroppo ci limitano in certe decisioni che ci piacerebbe fare con più leggerezza, però stiamo facendo certi ragionamenti. Quali sono, diciamo brevemente? Allora, innanzitutto sull'usabilità della piattaforma. Abbiamo visto, no, attraverso i dati, che la parte mobile sta crescendo parecchio, per cui chiaramente ci stiamo un po' ragionando, ci stiamo muovendo su questo canale. I SEO, cioè tutto il discorso sui motori di ricerca, perché sì, che avere il sito è una gran bella cosa, ma se nessuno lo vede, allora bisogna fare tutti i ragionamenti, no? Sia dal punto di vista tecnologico, come ottimizzare la tua posizione sui motori di ricerca, sia dal punto di vista organico, cioè praticamente qua è ragionare sui contenuti, ragionare sull'ottimizzazione dei contenuti e via dicendo. Questo è un lavoro anche importante e occorre farlo se si vuole avere certi riscontri. Obiettivo nostro è allargare il più possibile la comunità. Noi siamo siamo stati un riferimento molto importante per la città, dobbiamo ottenere lo stesso risultato sul web. Per ottenere questo cerchiamo e ragioniamo in termini di ampliamento della comunità. In che maniera? Cerchiamo più possibile di andare a targetizzare i nostri lettori, no? In vari gruppi, e cercare di portarli piano piano sul sito, quindi attraverso rubriche, attraverso blog, attraverso altri strumenti che ci consentono appunto di andare a colpire, no? più nel segno la comunità o perlomeno le nicchie, no? Che costituiscono poi tutta la comunità nel complesso. E altra cosa, ecco, anzi, tra l'altro è materia di questi giorni, stiamo per anche noi implementare il nostro sito con lo sfogliatore, no? Noi, i nostri partner sono Sinedita, ecco, tra l'altro ci ha fatto vedere prima, benissimo. Ecco, avete visto. E ecco, quindi per la prossima stagione di prossima campagna abbonamenti dovremmo riuscire ad accoppiare i due mezzi, cartaceo, ecco, l'obiettivo sarebbe quello. E chiaramente non uno sfogliatore qualsiasi, abbiamo deciso di fare anche lì certe scelte, loro sono anche i nostri partner dal punto di vista del sistema editoriale, per cui una cosa altamente integrata col sistema editoriale che ci consente di fare, no, cose che magari altri software non riescono a fare.
Per cui anche qui la nostra direzione è cercare anche lì di strutturarci sempre compatibilmente con risorse per il futuro, e cioè il futuro vuol dire vendere copie, abbonamenti eccetera, ma non solo quello, e-commerce, quindi quello strumento ti permette anche di ampliare la tua gamma di prodotti dai giornali ai gadget, alle riviste e quant'altro si possa fare. Quindi in questo momento uno sguardo su questo ce l'abbiamo, quando materialmente lo faremo, sempre seguendo la famosa legge dei piccoli passi. D'accordissimo con chi mi ha preceduto sulla qualità delle testate, noi abbiamo un'autorevolezza che ci siamo conquistati negli anni, non dobbiamo assolutamente perderla sul web, anzi dobbiamo assolutamente tenerla bella, ben stretta, e quindi correre dietro la qualità delle notizie, che per la verità ci è riconosciuto, e anche su questo mezzo cominciamo adesso anche su questo mezzo a trasferirla. Dove abbiamo avuto qualche difficoltà e dove stiamo avendo qualche difficoltà? Perché chiaramente posso anche asserire, ma non lo dico io, lo dicono in tantissimi, che praticamente i giornali che nascono online nascono con un modello organizzativo chiaramente per quello, quindi hanno meno difficoltà che i giornali tradizionali che devono trasmigrare sull'online e produrre certi risultati naturalmente, perché come si diceva prima, se prendo il giornale cartaceo, sbatto sul online, ottengo poco risultati, pochi risultati, quindi devo invece adottare altri crismi e quindi altri modelli organizzativi. Noi stiamo avendo qualche problema perché i nostri redattori sono ancora legati alle due edizioni, martedì e il venerdì, di uscita eccetera, quindi invece adesso stiamo facendo un quotidiano a tutti gli effetti, e quindi anche nella loro testa pian piano devono maturare in tal senso, devono cominciare a vedere il nostro giornale come un quotidiano, dove certe notizie se le tenevano sempre buone per l'uscita del martedì, sempre buone per l'uscita del venerdì per fare il botto, adesso invece le notizie vanno distribuite su tutta la settimana per essere aggiornati tutti i giorni, perché abbiamo il concorrente che è la stampa, che è quotidiana, e quindi anche noi dobbiamo assolutamente non essere da meno. Fortunatamente il nostro lavoro sulla redazione locale eccetera sta dando i frutti, perché siamo assolutamente competitivi da questo punto di vista, anche dal punto di vista delle notizie. L'ultima cosa e poi chiudo, social, ecco, tutto il mondo, cioè noi stiamo facendo un bel lavoro perché ci crediamo parecchio, oltre che sul discorso sito, i social network, in particolar modo Facebook, abbiamo anche lì 3600 fan, di cui 750 persone che ne parlano. Questo è un particolare da non trascurare, perché i fan, quelli lì te li conquisti con poco, ma invece tenere in piedi delle interazioni con chi si loga con te invece è molto più difficile, quindi avere una percentuale abbastanza, io ritengo almeno per i piccoli numeri che abbiamo in base, avere una percentuale di lettori che continua a dialogare con noi, che interagisce con noi, penso che stiamo facendo un buon lavoro, ci crediamo molto, e anche in futuro svilupperemo il canale dei social. Grazie. Grazie.